Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio della Crazy Week. E ragazzi, oggi torniamo a giocare in gameplay con la famiglia Sventura. E qui, ragazzi, c'è un Kevin Sventura che sta cercando di calmare un Alessandro Albedini che ci è venuto, come dire, Rallegra. Si è venuto a lamentare del caos. Questa è una casa sfigata, raga, è inutile dircelo. Ma lui è incazzato nero. Ora devo proprio andare. Grazie per la compagnia. Ci vediamo poi. Amo, tutto a posto. Cioè, ci hai un po', eh? Allora, volevo anche dirvi che Zafira, con cui noi abbiamo iniziato un piccolo flirt con il nostro Kevin, è la odiata da parte del fratello Elvis. Adoro, adoro, adoro. Allora, Corriere di Giornali, lui è un critico, ragazzi, scrivi per 2 ore, sali di livello nella pittura. Lui sta andando a leggere, ma io andrei qui perché abbiamo bisogno di scrivere. Scrivi un articolo, why not? Cioè, come si è messo a leggere, raga? In ginocchio sul letto, ma che problemi ha? Che problemi ha? Adoro il nostro Kevin, tra l'altro. Sta bene? Sì, lui sta benissimo. E cosa? Finisci di leggere 3 libri, consegui livello logica a livello 3. No, mettiti a scrivere, amo. Scrivi un bell'articolo che ci piace tanto. Si è svegliata la nostra Giulia. Amore, ciao, patata. Tra un po' devi andare anche a scuola, quindi direi che possiamo prendere degli avanzi. Ci sta. Fai aromazia con Joseph Jalil. Raga, io non vedo l'ora che arrivi la nuova espansione anche solo per il loro rapporto. Ci sarà un attimo, raga, dove lei sarà adolescente e il nostro Joseph in realtà sarà già giovane adulto. Quindi forse ci sarà un attimo dove loro non staranno insieme, girl. Questa cosa mi mette un po' ansia, devo dire, però non vedo l'ora anche di avere la nuova espansione proprio per questo motivo, per vedere tra di loro il grado di gelosia, eccetera, eccetera. Secondo me uno dei due potrebbe essere molto geloso, mentre l'altro no. Potremmo sperimentare anche questa cosa delle coppie aperte. Non vedo l'ora, non vedo l'ora, davvero. Io non vedo l'ora di fare questa roba. Immaginatevi il dramma che ci potrà essere. Adoro, adoro. Anche perché loro sono già coppia, quindi nella nuova espansione non so quanto noi riusciremo a vedere appunto della ricerca. Forse dovremmo andare a vivere con qualcuno di nuovo, magari un sim nuovo, per cercare che cerca invece l'amore attraverso l'app di dating. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Iniziamo a parlarne già, perché arriverà comunque poi un gameplay dedicato, credo, penso, spero. Devi andare anche in bagno, amo. Ma tu i compiti li avevi fatti? Madonna, non ce li hai proprio. Vabbè. Amo, vai in bagno un attimo, visto che ti trovi. Lui sta lavorando da casa oggi. Deve scrivere. Quindi esercitiamoci a scrivere. Vediamo se gradisce le barzellette. Sì, lui mi sembra tanto carino. Spero che esercitarsi a scrivere valga per scrivere. Scrivi un libro. Sì, vale. Volevo vedere un attimo la sua. Lui cosa ha? Paura dello sfratto. Ogni telefonata è una bussata alla porta. Potrebbero essere del proprietario ormai pronto a sbatterlo fuori di casa una volta per tutte. Oddio, anche loro sfrattati, non ci posso credere. Genio, corretto, romantico. Bellino, bellino, ci piace. Kevin è esattamente l'opposto di Elvis, raga. Lui proprio ha questa roba qui. Bellino, tra l'altro. È tanto carino, Kevin. Mi è sempre piaciuto. Nell'eventuale famiglia Sventura. Lei tutto a posto? Sì. Scusa, visto che ci troviamo, applica il detergente per il viso, non si sa mai. Musica, go-go, spegniamo. No, amore, qui c'è un Alex Longobardi. Patata. Bellino. Oddio. Ok. Si è fatta un selfie, raga. Scusate, ma lei. Ok, deve andare a scuola. No, manda per conto tuo, perché tanto Giulia, raga, noi la vediamo sempre e spesso. E volevo lavorare, volevo, dicevo, giocare un pochino. No, non. C'hai un bagno in casa, puoi usare il bagno di casa. Che dici? Che dici, tesoro? Lei cosa fa? Lucida tavolozze, amore. Giulia si trova a scuola. Ecco, potremmo stringere amicizie con Giulia. Non me la vedo una proprio super studiosa.
liceo da 7, senza aver fatto i compiti, ci sta, dai, stringiamo amicizie. Crea dipinti. Allora, girl, noi avremmo, volendo, dobbiamo comprare in realtà un... Non c'è il coso per fare la pittura, ok? Quindi compriamolo perché tanto ci serve anche per... No, perché ho fatto così? Dovevo andare qui, scusate. Per le abilità. Poi ci serve... Sono gli ultimi episodi con loro, raga. Però nulla vieta che magari possiamo tornare in un altro momento a giocare con loro. Perché no? Perché no? Qui chi ci sono? Lia, Kim, tutti adulti, raga, sono diventati. Che noia. Cosa sta facendo? Ballo, va bene, balla, puoi ballare. Lui intanto sta esercitandosi a scrivere. Va benissimo, intanto ascolta musica. Ok, 53, perfetto. Sali di livello di pittura e quindi noi andiamo un attimo qui a dipinto flirtante costa 100. No, facciamo un dipinto. Oddio, tanto tutti costano. Facciamo un dipinto flirtante, dato che lui è flirtante in questo momento. Che tanto ci guadagniamo poi. Lei sta andando a lavoro, raga. Comunque Luana Sventura, che bella questa Luana Sventura del quarto millennio. No, scusate, della quarta repubblica. Aveva un desiderio su Maurizio Alberghini o mi sbaglio? O mi sbaglio, anche con lei socializziamo tra colleghi. Lei sta facendo amicizia in classe, I don't know. Rada è una giovane adulta già, cavolini, è cresciuta. Ethan Lewis, dobbiamo cambiargli i capelli. Mehdi, adolescente, ok, sono questi i suoi amici praticamente. Ma non c'è un filtro per la scuola? No, mi sa di no. Adoro, però mi sa che sta scendendo il suo... No, alle 15 finisce. Ok, dedichiamoci un attimo a lui. Vabbè. Raga, ma la sciccheria di Kevin. Amore, metti sto pennello, dai. No, vabbè, mi piscio io con questa situazione. Oddio, è tutto bianco, però, sempre. Ok, no, volevo una cosa più... Oh, amore, bellino. Che cosa sta succedendo? Perché è così? Non capisco. Scusa, in che senso? Oh, scusate. Scusatemi. Raga, scusate, ma c'è un problemia. C'è un problema abbastanza. Oh, girl, ma perché? Ok, scusate, però. Mettiamo i muri, va bene, e facciamo una cosa del genere. Bellino, Kevin. Volevo fare semplicemente una foto ed è successo il bordello. È successo il bordello. Amo, allora tu stavi flirtando con Zafira, però anche questo Alessandro Alberghini non mi dispiaceva. Acquisita l'abilità di pittura, però c'è un sali di livello di pittura. Cosa sta succedendo? Usa parole proibite. Why? Ma no. Festival del raccolto. Allora, un'eventuale musica accesa dopo le 10, mi sa, è finita. Ve lo dico. Ve lo dico. Potrebbe. Ma questo quadro, amo. Dove devi andare? No, vabbè. Che brutto. Che brutto sto quadro. Ti prego, fai il livello 2. Vendi a un collezionista. Vabbè, prenderai un po' di fama, ma va bene. Ah, è teso, è troppo teso. Ma devi aumentare il livello di pittura, amo. Ma perché è teso poi? Ansia da telefono. Queste sono cose, raga, che io mi piscio, mi diverto troppo. Spegniamo qui la musica, madò. Ma non c'è la possibilità, tipo, aggiorna, adoro. Metti nell'inventario, ascolta, no. Non c'è tipo... Che cos'è questo? Socializza con il sim proprietario. Girl! Invitiamolo. Chiacchiera, invita nel lotto attuale. Invitiamo Alessandro Alberghini, raga. Subito. Su, Madonna, Luca Bianco, comunque. Quanto talento. Arriverà molto presto. Ok. Amo, però cambiati. Abiti, cambia abito. Now and forever. Mettiti questo, vai.
Ok. E condividi di brillare. È spaventato. Per paura dello sfratto. No, vabbè, raga, io questa cosa non l'avevo ancora mai vista. No, vabbè. E quindi, scusate, c'è questa roba. Per la paura dello sfratto, dobbiamo socializzare con lui. Grida in modo incoerente. No, no. Lamentati del tempo nuvoloso. Dai, magari Alessandro adesso è un po' più tranquillo. Comunque c'è quest'area di flirt tra i due. Una barzelletta sui professori, dai. Dai, che magari riusciamo a toglierci questa paura dello sfratto. Ce l'abbiamo fatta. Avanzamento del timore. Dopo il primo approccio riuscito, Kevin si sente più fiducioso nel chiacchierare con il proprietario. Gli ci vorrà ancora del tempo per affrontare la paura dello sfratto, ma continuando a interagire con il simbolo proprietario nei prossimi giorni sente di poterla superare in breve tempo. Adoro. Che si sta nascondendo? No, amo. Allora, vieni qua. Buffo. Comportamento no. Storie. Racconto una storia buffa. E poi affitto. Paga la multa per nessun rumore molesto. Dai. Però vedete già, questa paura si sta affievolendo. Ora, se Alessandro finisce di fare le flessioni in casa nostra. Adoro. Giulia ha incontrato Diego a scuola. Diego chi di preciso? Scusate. Girl. Ecco la multa, amo. Mamma. Sei proprio un dito nel... Sfogati, dai, sfoghiamoci. Lamentati dei problemi. Dobbiamo cercare di fare amicizie. Chiedi della carriera ad Alessandro Alberghini. Vabbè. Amo, ma Alessandro Alberghini da bambino a essere un giovane adulto proprietario di casa è un tutto dire. Ma guardate lui. È imbarazzato, cioè è spaventato, raga, di questa cosa. Ma lui poi ci ascoltasse almeno. Dobbiamo salire il livello di pittura, ve lo dico. Amichevole. Oddio, hobby, figli degli hobby. Ma non c'è tipo, gioco un gioco di carte, eh? Oddio, di recente sembra che le aspettative di Kevin siano elevate. Che sia snob o meno, pare che gli riesca molto naturale vantarsi e lamentarsi. Sì, è snob. No, io non lo vedo snob, scusate. Non riescono ad andare, come dire, chi della sua giornata? Discuti dell'umore annoiato. Dai, dai, che finisce questa. Non gradisce la cucina. Vabbè, non fa niente. Non fa niente. Zitto, zitto. Che forse riusciamo a fare un po' di amicizia. Spettegola. Complimento sincero. Dai, 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 condividi dei brillanti. Speriamo, speriamo, raga. Dobbiamo aumentare il livello di pittura. Giulia ha incontrato Francesco a scuola. Incontra solo uomini questa ragazza. Tutto a posto. Complimento sincero. Ok, ok. Oh, finalmente sono tutti felici. Conversazione profonda. E così cerca di fare colpo. Complimentati per l'aspetto. Ci sta, raga. Adoro Alessandro e la sua paura di essere sfrattato. Cioè, girl, Alessandro, Kevin in realtà. Amore. Patatino. Che ci prova con Alessandro Alberghini. Buon partito, amo. Come riscattare la propria famiglia dalla povertà. Quello ci prova col crimine, il fratello. E lui ci prova provandoci un po'. Girl, è flirtante, spettacola su. E Alessandro ha anche accettato il flirt. Ah, capisci? Corteggia. Come, essendo una persona corretta, lui prova a corteggiare. Ragazzi, Alessandro ci sta. Chiedi della vita sentimentale. Posa sexy. Corteggia tutta vita. Chiedi se è single. Magari è single, raga. Racconta una storia coinvolgente. Guarda qui. Girl. Bravissimo. Bravissimo. Questo adoro. Visto che ti troviamo, dobbiamo recuperare un po' di soldi. Dipinto flirtante. Kevin ha appreso che Alessandro è single. Adoro. Adoro. Ora anche con Giulia magari. Che cosa sta succedendo? Chiacchiera con Alessandro.
Per oggi Giulia ha finito con la scuola, il suo lavoro è soddisfacente, ma gli insegnanti pensano che potrebbe migliorare facilmente se solo si impegnasse di più. Allora, amo, ti devi divertire, quindi guarda la TV. Guarda la TV, cioè, mentre lui dipinge, lui lo guarda. No, vabbè. Vabbè, scambia i numeri di telefono tipo subito. 53, Simoleon. Adoro. Un nuovo quadro abbiamo fatto. Ora devo proprio andare, grazie per la compagnia. Vabbè, top. Vendi ad un collezionista. Assolutamente sì. Cioè, alla fine lui sa dipingere meglio della madre. Fatemi capire. Assolutamente dipinto flirtante, di nuovo. Passiamo a Giulia, scusate, che nel frattempo si sta divertendo. Ultimamente sembra che niente vada per il verso giusto a Kevin. Le cattive notizie non hanno fatto altro che rincorrersi. Tutti continuano a dire che non si sa mai finché non si prova, ma nessuno parla mai di come ci si sente dopo aver provato qualcosa di nuovo che non ha funzionato. Kevin non può tollerare un'altra delusione. Riprovare è fin troppo terrificante e doloroso. Perché, scusate, non sto capendo. Questi sono i timori. I timori di... scusate. Perché? Ansia da telefono. Per la paura dello sfratto. Ansia incombente. Vedete, raga, tra l'altro l'ansia è arancione. Cioè, come nel gioco. Adoro. Scusate, come nel cartone Inside Out. Adoro questa cosa. Mi piace tantissimo. Ok, basta, spegni. E mangiati, prendi degli avanzi, ovviamente. Dobbiamo stare attenti a non far sì che, come si dice, ci sia della musica mentre è sera. Lei tra l'altro aveva questa roba, spettacola 5 volte, diffondi una voce, fai una scappatella nei carrelli delle coccole. Vabbè, adorabile. Abbiamo guadagnato qualcosina, dai. Ah, però non c'ha i compiti lei. Forse li dovremmo comprare. Dovremmo comprarli, raga. Ma vabbè, tanto non ne vale la pena. Tanto tra un po' andremo, come dire, ritorneremo nel, come si dice, nel nostro ambiente di, nel nostro gameplay principale. Non vedo l'ora. Allora, lei in realtà va bene tutto. Amo che stai leggendo. Però tu devi dipingere. Quindi, di qua. Oddio. Vendi ad un collezionista. Adoro i dipinti di Kevin. Acquisita l'abilità di imprenditoria. Dipinto figurativo. Dai, che sei felice e colina. Amore, i compiti. Qua c'è. Guardate chi c'è. Scegli qualcosa che ti piace. Il controllo emotivo aumenta. Amore, se ne va. Nostro fratello proprio non ci vuole. Scherza su Barbe Baffi. Non ci vuole proprio. Non ci caga proprio. Non ci caga di striscio. Comunque, lui dovrebbe prendere una bella promotion. Dai, però. Aiuta a recuperare una cattiva relazione con nessuno. Scusami, ma non te la prendere, però. Descrivi la nuova idea. Dai, inseriamolo nel nostro. Oh oh! Fai che il lavoro ti venga riconosciuto. Clicca su un oggetto artigianale e seleziona sfoggia il lavoro. In alternativa, mentre il tuo sim è al lavoro, clicca sul suo ritratto per cambiare attività in trasferta, selezionando chi in una valutazione sul rendimento. Bello, mi piace. Gioca a carte con... No, ma io volevo giocare anche con lui. Discuti di allargare la famiglia, discuti gli interessi. Ok. Con tutti e due. Dai, giochiamo a carte. Amore. Vieni a giocare. Oh, bellini. Che giocano i fratelli Sventura. Abbiamo un giovane adulto. Un giovane adulto. E lei che è ancora adolescente. Bellina. E lui che pensa ad Alessandro Alberghini. Vabbè. Vabbè, raga. Che ve lo dico a fare. E lei ha fatto il dipinto? Vendi ad un collezionista. Girl. Assolutamente sì, subito anche. Subito e poi prendi una porzione. Girl, molto bene. Va bene ragazzi, io direi che con questo episodio possiamo terminare qui. Sono molto contento di aver giocato un po' con gli Sventura in questa Crazy Week. Non so, mi manca un ultimo episodio da registrare. Voglio decidere, voglio capire se registrarlo con loro oppure tornare un attimo dai nonni di Joseph,
appunto Ernesto e Alessandra, non lo so, devo capire, devo capire. Comunque, nel frattempo, raga, mettete un mi piace, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di questa famiglia, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, link di Stan Gaming, tasto super grazie e noi ovviamente, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Io vi mando un bacio dal vostro Danzo, è tutto e ciao a tutti!